Ciao a tutti! Allora, nuovo video tutorial quest'oggi. Andremo a realizzare, così come avete letto nel titolo, un paio d'orecchini. Ultimamente sono abbastanza indaffarata, quindi non riesco a creare più di tanto. Però siccome non voglio lasciare il canale, diciamo, per un paio di mesi totalmente in stand by, visto che ci tengo particolarmente al mio canale, ho deciso comunque di realizzare un tutorial. Tanto, voglio dire, la creazioncina può nascere anche mentre si guarda un film, tant'è che questa è nata mentre guardavo, avevo un po' l'idea da qualche giorno, e questa appunto è nata davanti alla sesta stagione di Sex and the City, e preferisco non dire come quello che penso io di queste, e la creazione in appunto è questa qui. Allora, la creazione è questa. Un orecchino, come vedete qui c'è il cappietto, un orecchino a forma di fiore stella, e con questo, diciamo, pistillo centrale che è una perla da 8 mm e con appunto questi, cordini a separare le foglie, se così le vogliamo chiamare. Potete notare che nella creazione sono presenti e visibili i fili. Li ho volutamente utilizzati di un altro colore proprio per aiutarvi a capire meglio i passaggi da fare per realizzare questo paio d'orecchini. Volendo si possono utilizzare colori dello stesso colore appunto delle Super 2, in questo caso ancora Super 2 ma per poco, oppure addirittura un filo trasparente, oppure meglio ancora, se volete, potete lavorare anche, come vi ho fatto vedere in un precedente tutorial, potete lavorare anche le rocaie esternamente. Questa è la creazione. Vi dico subito che cosa ci occorre, così andiamo subito a crearla. Super Duo, io le ho scelte di questo colore, molto bello secondo me, con dei riflessi sull'oro, che non so se... prego, mettete fuoco, dai, su, niente, dai, ecco, che non so se si vedono, ma comunque sono riflessati sull'oro. Dopodiché abbiamo bisogno di una perla da 8 mm, rocaie 15-0, io l'ho scelta nella tonalità dell'oro, e bagel da 3 mm, io sempre e sempre l'ho scelta sempre nella tonalità dell'oro. Poi abbiamo bisogno di filo, vi sconsiglio il Sono e il Miyuki per questo tipo di lavorazioni, vi consiglio il Fireline, un filo da pesca molto molto sottile. Io ho scelto il Sono proprio perché è bianco e volevo farvi vedere i passaggi, ma con il Fireline o il Wildfire o un filo da pesca molto molto sottile, sottile quanto il Fireline se lo trovate, la lavorazione viene sicuramente più rigida. E infine un ago, il mio è storto, sapete per quale motivo, semplicemente perché io li storco tutti. E poi abbiamo bisogno di monachelle, io le ho scelte dorate proprio perché appunto la creazione è sull'oro. Cos'altro dirvi? Potete decidere, anche se non avete le bagel da 3 mm, di escludere le bagel da 3 mm, che poi era la mia idea iniziale, e di mettere tutte rocaie 15 o 11-0. Poi vi spiegherò, vi farò vedere per quale motivo io ho scelto di mettere comunque un qualcosa di, che dividesse e facesse vedere bene i petali, piuttosto che non mettere nulla, e poi vi spiegherò anche il motivo. Allora, iniziamo subito la lavorazione. Inseriamo sull'ago 7 Super Duo, stessa cosa che dico in tutti i video perché ho visto che continuate a chiedermelo. Vi consiglio le Twin Beats, per quanto ho sentito dire che siano regolari o più regolari delle Super Duo, mi sono consigliata con più persone, a parte che poi l'ho scoperto io, e a me personalmente non è mai capitato, e vi posso consigliare di utilizzare sempre le Super Duo. Allora, queste sono 7 Super Duo, alziamo la seconda Super Duo come vi ho fatto già vedere e lasciamo la prima con l'occhiello vuoto abbassata, se ci riesco, ve lo faccio vedere. Questo modo
l'occhiello libero della prima deve essere in giù e l'occhiello libero della seconda, l'occhietto deve essere in su. Usciamo con il filo dalla prima super duo e rientriamo nella seconda super duo. E tiriamo il filo. La prima super duo tenderà ogni 3 secondi e mezzo ad alzarsi, ma lasciatela anche alzare volendo, non è un problema. Dopodiché, stessa cosa, terza super duo abbassata, quarta alzata, prendiamo una nuova super duo. Guardate, io le ho messe per una volta in vita mia, le ho messe in un punto che non dovevo, le sposto. Ecco qua. E inseriamo un'altra super duo, appunto, e rientriamo con l'ago nella quarta super duo appena inserita. Guarda che fortuna, ho preso... Mo, questo è un altro tutorial dove succede il mondo, me lo sento. Ok, di nuovo. Quinta super duo bassa, sesta alta, in questo modo. Non vi preoccupate se la lavorazione risulterà un po' morbida, l'andremo poi ad indurire, ad irrigidire, indurire è molto brutto, passando più e più volte all'interno del filo. Ok, abbiamo l'ultima, all'interno, scusate, delle super duo. Abbiamo l'ultima super duo da inserire, la mettiamo con l'occhiello libero in basso e rientriamo in questa super duo e nelle tre successive, in questo modo. Tiriamo il filo. Ok, adesso appunto siamo entrati in questa super duo nella parte inferiore, rientriamo con l'ago nella parte superiore di questa super duo ed a seguire in tutte le altre due, in questo modo, e tiriamo il filo. Ok, entriamo anche nella super duo sovrastante e tiriamo il filo. Prendiamo un'altra super duo e rientriamo appunto nella super duo subito successiva. Le chiamerò perline per praticità, perché altrimenti è capace che dico twin, super duo, eccetera eccetera. Ok, adesso ci dobbiamo spostare ed andare da questa. Quindi rientriamo nella perlina sottostante e nelle due subito successive, in questo modo. Ci sono da fare un po' di passaggi e tiriamo il filo. Ok, torniamo indietro e rientriamo nel buchino sottostante della perlina e anche in tutte le altre, comprese la prima che abbiamo infilato. E tiriamo, oh, ne faccio più questo coso, e vattene. Oh, mi fanno perdere la pazienza. Ok, rientriamo anche nel foro sottostante della perlina e ci troviamo liberi per poter iniziare a fare la parte sotto del petalo. Ribadisco, a me le perline si vedono e anche parecchio, il filo, scusate, si vede anche parecchio, semplicemente perché sto utilizzando volutamente un filo che fa da contrasto con le perline, appunto. Prendo un'altra super duo, in questo modo mi verrà molto semplice. Inserisco l'ago nella super duo e tiro il filo, inserisco l'ago nell'altra super duo e tiro il filo, inserisco l'ago nell'altra super duo e tiro il filo. Naturalmente questo passaggio deve essere fatto con, dopo aver inserito tutte delle super duo perline. Salgo nella parte sovrastante e tiro il filo, prendo un'altra perlina e rientro nella perlina successiva. Di nuovo prendo un'altra perlina e rientro nella perlina successiva. Faccio attenzione a tirare bene tutti i fili e vado a rientrare anche nella perlina sovrastante. Prendo l'ultima perlina e rientro nella perlina successiva. Come potrete notare, in questo caso ho creato un rombo, un piccolo rombo, che poi sarebbe un nostro piccolo petalo. Ora
in uno dei petali, così li vogliamo chiamare, devo fare anche un cappietto per appenderci la monachella. Quindi salgo su ed inserisco 7 rocaie 15-0 sul lago, 4, 5, 6 e 7, ok, e rientro nella parte opposta da dove uscivo col filo e tiro bene il filo, ok. Adesso per irrigidire il lavoro, perché è incredibilmente molle, passo più e più volte all'interno della lavorazione fino a spostarmi appunto nella parte sottostante e devo uscire appunto dal buchino libero della perlina che si trova dalla parte opposta, quindi l'altra punta del nostro rombetto. Allora, esco finalmente con il filo dalla parte opposta. Ora, l'unica cosa che dovete fare è creare altri 4 rombi come questo, senza il cappio. Il cappio deve essere unico e deve essere posizionato su un solo rombo. Io naturalmente per praticità me li ero già preparati prima e quindi adesso vi faccio vedere come si debbono attaccare tra di loro. Allora, prendiamo un rombetto. Questo lavoro lo devo fare molto preciso. Ok, e naturalmente lo posiziono dalla parte dove mi esce il filo e dentro appunto col l'ago nel nuovo rombo e tiro il filo. Adesso bisogna tornare indietro, quindi rientro nella stessa super duo e in quella subito successiva e tiro il filo. Prendo anche, rientro anche in questa super duo, solo in questa, e tiro il filo. Esco dal buco sopra e anche dalla super duo sopra, in questo modo tiro il filo, rientro in questa super duo e tiro il filo, passo appunto ad rientrare anche sopra, sia in questa che in quella sopra, basta che non sia, eccolo, e rientro nella super duo che mi trovo appunto di fronte. Bisogna fare questo passaggio fino ad arrivare soltanto a metà e non andare oltre. Più ripasserete tra le due, diciamo, tra le due super duo, le due coppie di super duo, e più la lavorazione diventerà rigida. Adesso non dobbiamo fare altro che cucire gli altri 3 rombi in questo modo. Ecco qua. E ci vediamo qui appena il lavoro è completato. Ok, come potete vedere ho collegato tutti e 5 i pedali e sono uscita da uno dei delle super duo più in basso. Avvicino un attimino la videocamera così. Eccoci qua. E sono uscita appunto da una delle super duo più in basso, come potete vedere. A questo punto prendo la perla da 8 mm. La faccio scendere giù, prendo una rocaille 15-0 e rientro con l'ago solo nella perla. Naturalmente ho infilato anche la rocaille, ma entro solo nella perla perché altrimenti rischierei di sfilare tutto. Una volta entrati nella perla, rientro con l'ago, io esco da questa super duo, quindi vado a rientrare con l'ago nella super duo che mi trovo più o meno di fronte. È chiaro che non potrete trovare proprio una super duo di fronte perché non è un numero pari, è un numero dispari, però l'effetto diciamo che è lo stesso, quindi rientro però dalla parte opposta. Uscivo quindi da quella parte con l'ago, rientro di qua e tiro il lavoro bene bene bene. In questo modo, come potete vedere, forse non lo noterete neanche tanto, passo anche nelle
intorno, diciamo, alle 5 famose super duo, tutto intorno, perché così la perla diventerà un po' più rigida, diciamo, e non morbida. In questo modo, come potete vedere, forse non lo noterete neanche tanto, si sono venuti a creare dei brutti parecchio filo, diciamo, tra un petalo e un altro, e onestamente a vederlo non è il top. Allora, cosa ho fatto? Esco da una di queste super due, quelle che erano chiuse a cerchio, da una a caso, in questo caso io esco da questa qui e metto sul lago una bagel da 3 mm, una rocaille 15-0, una bagel da 3 mm, una rocaille 15-0, un'altra bagel da 3 mm e un'altra rocaille 15-0. Questo è l'ordine con cui inserire. Le mando fino giù. Il rientro col lago, si mette a fuoco, eccola, nella super duo, nel buchino inferiore della super duo che mi trovo subito sopra, sempre dello stesso petalo. Io uscivo da questa super duo e rientro in questa, riesco nella super duo, nella stessa super duo però dalla parte, diciamo, esterna, tiro il filo, prendo un'altra bagel da 3 mm e passo alla successiva super duo, tiro il filo, rientro anche nel buchino che si trova sottostante perché andrò ad indurire la lavorazione, quindi rientro in tutte bagel, rocaille eccetera eccetera fino ad arrivare, diciamo, in fondo. Ce la facciamo, eh? Ok, e passo, non so se voi lo noterete, passo alla super duo successiva in fondo. Sono passata quindi uscivo da questa, ho fatto tutta la lavorazione, sono salita su, sono riscesa, rientro in questa e faccio la stessa identica cosa per altre 4 volte. Una volta che abbiamo terminato, appunto, ci vediamo qui. E questa è la nostra stella completata. Una volta, appunto, completata la stella, prendete la monachella, l'aprite e la inserite, appunto, all'interno del cappietto. Spero che il tutorial vi sia piaciuto. Vi ricordo di utilizzare il Fireline come filo perché è fondamentale. Vi mando un bacione e alla prossima. Ciao a tutti!